Buongiorno. Sistemi informativi a supporto della governance dei trapianti positroni oceanici. Cosa significa? Significa quello che abbiamo sentito nella introduzione, trovare degli strumenti preventivi che ci possono consentire di valutare l'idoneità di un sito a un trapianto. Questi sistemi si baseranno su sistemi GIS e quindi in questo il concetto di sistemi informativi. Ora, a tutti è noto che Posidonia può crescere su sabbia, su roccia, su macchia. Quindi la domanda è: perché dobbiamo trovare un sistema per valutare l'idoneità del trapianto? Perché a mare noi troviamo roccia, sabbia, macchia, quindi sarebbe facile. Perché un sito potenzialmente può ricevere un trapianto, sabbia, macchia, o roccia, nei fatti potrebbe non essere idoneo al trapianto stesso. E questo rappresenta uno dei problemi fondamentali nella riforestazione, cioè uno dei fallimenti, come vedremo, è legato al fatto che si sbaglia il sito. Sbagliando il sito, evidentemente il trapianto fallisce. Questo allora sarà l'oggetto del mio intervento e si collega alla PTVP, cioè questa piattaforma mobile che praticamente rappresenta il cuore in un certo senso del LIFE, e questi sistemi informativi alimenteranno appunto questa PT. E quindi la scelta ottimale dei siti idonei al trapianto come strumento di pianificazione e interventi di riforestazione rientra all'interno di questa piattaforma web che verrà evidenziata. Successi e fallimenti dei trapianti. Da cosa derivano i successi e i fallimenti? Qualcuno ha anticipato negli interventi precedenti che vi è uno scontro, chiamiamolo così, a livello scientifico sulla necessità o meno dei trapianti. Alcuni colleghi sostengono che non è necessario, aspettiamo che la pianta riacquisti se ci sono le condizioni, lo spazio perso, altri invece spingono per un'accelerazione del processo attraverso interventi di riforestazione. Un'analisi di dettaglio su quelli che sono i successi e i fallimenti dei trapianti mette in evidenza due punti fondamentali: selezione dei siti, e questo è un motivo di fallimento del trapianto, e tecniche di ancoraggio. Sì, in effetti è vero, Posidonia è una pianta che ha 100 milioni di anni, ne ha viste di cotte e di crude, dalle glaciazioni alla crisi del Messiniano, eccetera. Per cui, a mio avviso personale, un po' di inquinamento chiaramente ci può fare danno, ma certamente, dato che ne ha viste parecchie, può anche sopravvivere a determinate condizioni. Il problema è tenerla ferma. Perché se non sta ferma sott'acqua e se non ha il tempo di radicarsi, il tempo di radicazione è sull'ordine degli 8 mesi, un anno all'incirca, e quindi se non riesce a stare ferma per un anno è chiaro che la pianta va via, e di conseguenza se il sistema di ancoraggio non è idoneo, la pianta, il trapianto fallisce. Quindi selezione dei siti e tecniche per ancorare la pianta, e io su questo elemento, sulla selezione dei siti, che farò proprio il mio intervento. Fallimenti verso successi, cioè dobbiamo combinare opportuni sistemi di ancoraggio con un modello multicriteriale che ci consenta di scegliere dei siti idonei al trapianto. La prossima. Abbiamo condotto questo tipo di indagine già negli anni passati, proprio per un problema di compensazione a Palermo. Erano circa 20 metri quadrati nel 2008 all'incirca, come compensazione di un'attività fatta in un'area di sempre all'interno del Golfo di Palermo, ma ci siamo posti il problema della scelta ottimale del sito. E qui avete lo sviluppo del processo, cioè prima quello che chiamiamo il PTSD, cioè un indice preliminare di idoneità al trapianto, che è quello che noi pensiamo di poter implementare all'interno del LIFE. Da questo si passa alla scelta della prateria donatrice, agli impianti pilota, più un controllo procedurale. Il controllo procedurale è un atto importante all'interno della riforestazione, che speriamo anche di poter implementare all'interno del LIFE, perché è importante tenere un controllo che ci faccia capire cosa
sarebbe comunque morto a seguito del trapianto e cosa invece è legato al sito dove noi poniamo, andiamo a mettere le piante. Il monitoraggio rappresenta certamente il cuore poi anche del problema, che ci fa capire come, dove va a finire. E qui c'è un altro aspetto importante, la durata. Scarpi ha fatto vedere come la pianta ha una sua perdita, che può durare anche 3 anni, 4 anni, e poi riprendere, per cui monitoraggi inferiori ai 5 anni non hanno assolutamente senso nel caso specifico. Investimento e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni, per esempio questa volta abbiamo fatto con la Polizia di Stato allora nel Golfo di Palermo e abbiamo provato a coinvolgere i locali. I risultati non sono stati sconvolgenti perché abbiamo visto che insomma il Golfo di Palermo è come se fosse Piazza Politeama a Palermo, cioè la gente passeggia sui fondali in una maniera incredibile, dalla pesca professionale a quelli che vanno a pescare la domenica. Chiaramente il passaggio è continuo, è come se ci camminassero sopra. Passiamo avanti. Questi sono i risultati. Cosa raccogliamo da questi risultati? Che in alcune aree le piante sono state completamente coperte dalla sabbia, quindi perse. In altre si sono interrotte dopo 2-3 mesi di monitoraggio perché sono scomparse, qualcuno se le è tirate. In altre invece sono rimaste. Andiamo avanti. Bene, allora sulla base di questi valori noi abbiamo stabilito il PTSI, che va 0 non idoneo per valore di 0,1, 1 per valore di 2,4, 2 altamente idoneo per valore di 8,6. E abbiamo iniziato, e questi sono i risultati del monitoraggio, cioè cosa abbiamo monitorato? Monitoraggio non distruttivo, sottolineo, perché quando si fa il trapianto il monitoraggio non può prevedere gli interventi che pretendono la raccolta di campioni, perché è un non senso. Io metto le piante per farle crescere e poi le stacco per fare il monitoraggio, quindi dobbiamo trovare anche dei metodi che siano non distruttivi. E questi indicatori che abbiamo preso in considerazione sono l'attecchimento, la lunghezza fogliare, il numero di foglie, l'intensità luminosa misurata sul campo, le griglie distaccate, perché quando non troviamo le griglie o ne troviamo alcune distaccate, noi sappiamo che lì c'è una pressione antropica che evidentemente, stiamo parlando di metri quadrati, su fondali di 14 metri, su un'area di 25 km di lineari, ne abbiamo messe 5 e quasi in tutte abbiamo trovato tracce di intervento antropico dovuto ai pescatori. Avanti. Questo è il risultato. In giallo vedete l'area che ha avuto un punteggio massimo, il 16. Perché le altre hanno avuto un punteggio zero? Non hanno avuto un punteggio zero? Perché nelle altre 4 le griglie non c'erano più, erano state intaccate, quindi evidentemente significava che c'era una pressione nell'area. Avanti. Ecco qui un caso. Parliamo di 3-4 metri quadrati di griglie e guardate cosa troviamo nelle griglie. Una polpara incastrata nell'impianto che chiaramente se lo tira e abbiamo trovato talvolta le griglie sollevate. Avanti ancora. Questo grafico voi l'avete visto. Quello che volevo sottolinearvi è nella figura alla vostra sinistra la parte tratteggiata che è il distacco. Qui abbiamo misurato il distacco, la mortalità e l'attecchimento. L'attecchimento è la linea continua, il distacco è la linea tratteggiata. Guardate come il distacco arriva al 60% e non è legato alla mortalità della pianta, ma è legato proprio all'azione antropica. Questo per noi è il problema dei problemi nella riforestazione, anche perché in altre aree dove abbiamo fatto altri interventi di ripristino il risultato è stato lo stesso. Cioè a dire la presenza dell'uomo con le attività di pesca, sia professionali e non, determina un impatto significativo sull'impianto e io penso anche sulla posizione esistente. Avanti. Qui è il problema del monitoraggio. Chiaramente bisogna aspettare almeno 3 anni perché la pianta possa riprendersi. Cos'è questa figura? Questa figura ci dice il numero di fasci per talea. Noi abbiamo piantato talee, quindi pezzi di pianta che almeno avevano 3 fasci, almeno 3 fasci. Quindi questo dato ci dice quanti fasci per talea si sono riprodotti dopo un certo numero di anni. Nei primi 3 anni niente, il numero di fasci rimaneva uguale.
A partire dal quarto anno vedete che in una talea di tre fasci ne troviamo, dopo nel 2014 a partire dal 2008, già 12, quindi si è quadruplicato nell'arco di 4-5 anni avanti. La stessa esperienza delle PTSI TSI l'abbiamo applicata poi anche nell'ambito di un progetto PON nel SIN di Priolo di cui ha parlato Scarpa un momento fa, e abbiamo messo su in quest'area è un'area veramente pesantemente impattata. Siamo in un sito di importanza nazionale dove vi è un petrolchimico enorme, e abbiamo stimato un danno di 2000 ettari di prateria scomparse sulla base dell'indagine di cartografia che abbiamo realizzato su un'area campione. Avanti. Ecco qui i risultati. La linea rossa vi indica il distacco. Ma com'è possibile che all'interno di un SIN dove è vietato l'ancoraggio e la pesca possa avvenire il distacco? L'abbiamo scoperto perché c'è il solito pescatore abusivo che pesca a prescindere dal fatto se quell'area è interdetta o meno alla pesca. Ha distrutto un terzo dell'impianto per un danno di quasi 500.000 euro, considerato il costo complessivo del progetto. Vedete l'ultima figura, l'ultima linea in fondo. Quella è l'area, avevamo quattro aree, come abbiamo messo in ogni area 500 supporti, quindi 2000 supporti distribuiti in quattro aree. Un'area è totalmente stata distrutta. Avanti. Ecco qui i risultati. Vedete le cime attaccate con le nasse, braccetti rotti. Un terzo dell'impianto è andato distrutto per questo motivo. Avanti. Ancora altri esempi di quello che è avvenuto durante il monitoraggio. Avanti ancora. L'aspetto del monitoraggio è un aspetto che bisogna tenere in seria considerazione perché comporta un costo, e quindi bisogna tentare di ridurre al minimo, il minimo statistico evidentemente che sia significativo, l'attività stessa del monitoraggio, e quindi limitare il numero di piante da analizzare. Noi abbiamo applicato, il monitoraggio è stato condotto sempre analizzando le stesse piante, quindi misure ripetute nel tempo. Questo è al fine di ridurre l'effetto di confondimento a diverse scale spaziali di varianza. Questo. Le performance del trapianto però sono state misurate attraverso dei modelli lineari generalizzati misti, GLMM, che consentono di ridurre lo sforzo sia in termini di numero di campioni da esaminare, sia in termini di tempo, evidentemente di denaro, per quanto riguarda il monitoraggio. Abbiamo fatto un conto che all'incirca, utilizzando questi modelli, noi riusciamo a tenere lo stesso errore statistico con uno sforzo di un terzo inferiore, cioè lavoriamo su tre volte in meno di piante da esaminare. Avanti. Alla conclusione, allora abbiamo visto che la sperimentazione di un modello di selezione preliminare di un sito può rappresentare un utile strumento per individuare aree idonee ad interventi di riforestazione. Abbiamo visto sia a Palermo, sia la stessa cosa l'abbiamo applicata anche nel SIN di Priolo. Avanti. Il modello si presta per essere, come ho detto un momento fa, arricchito all'interno dell'AIFP, se posso, e potrà essere implementato poi su una scala regionale, nazionale o anche europea. Avanti ancora. Sarà inserito in quella che è la piattaforma web per il trapianto di Posidonia. Avanti. E nell'ambito del progetto si pensa che dovranno essere pure ottimizzate le metodologie di monitoraggio delle performance del trapianto attraverso l'utilizzazione di modelli lineari generalizzati misti, che ci consentiranno di ridurre anche lo sforzo e i costi del monitoraggio. Avanti. La durata del monitoraggio non deve essere mai inferiore a 3-5 anni. Avanti. Sono stati descritti, come vedete, danni causati da attrezzi da pesca sia professionale ma anche ricreativo, soprattutto, che a nostro avviso rappresentano il problema nella riforestazione oggi. La presenza antropica sulla fascia costiera è enorme e i controlli sono purtroppo scarsi. Vi ringrazio.